Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un esempio di scheda in multifrequenza per aumentare la massa muscolare anche a casa in poco spazio. Multifrequenza vuol dire ripetere la frequenza più volte, cioè di fatto quante volte alleni un muscolo ogni settimana per appunto avere migliori risultati. L'obiettivo è avere sessioni comunque brevi e intense, non oltre 60 minuti, andare oltre non ha alcun beneficio, soprattutto con delle pause brevi o assenti, come nel caso delle super serie, con massima intensità, quindi sessione molto per l'appunto intensa, molto densa anche si dice, dopodiché per l'appunto ripetere lo stimolo a intervalli regolari, assicurandoti anche che ovviamente il muscolo recuperi fra una sessione e l'altra, riposo notturno adeguato e compatibilmente col tuo stile di vita, per l'appunto il tutto sia per l'appunto in maniera efficace e proporzionato per il tuo stile di vita, sempre in maniera adeguata, senza per l'appunto che venga a mancare il riposo. Un esempio molto semplice per l'appunto è fare quella classica divisione push pull legs nel giorno 1 petto tricipiti, dopodiché ripeterai la sessione anche il giovedì, martedì e venerdì schiena bicipiti e dopodiché il mercoledì le gambe, che in teoria con le spalle che potresti ripetere anche il sabato, però non è esattamente necessario perché dipende ancora una volta se hai tempo, riposo adeguato e quanta stress lavorativo e non solo. Per quanto riguarda le serie e le ripetizioni, per l'appunto ci attesteremo su un 4x12 all'inizio con pause molto brevi o assenti come nel caso delle super serie, che vuol dire maggiore intensità, maggiore densità, migliore pompaggio, connessione mente-muscolo e compensi anche i carichi inferiori che hai a casa, dopodiché o comunque pause molto brevi, sempre pause attive dove contrai e allunghi il muscolo per sentire un po' come sta lavorando senza disperdere il focus. Nel corso del tempo, aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane, arriverai a fare un 5x8 in super serie e se riesci, che sia in palestra o a casa con panca multifunzione e manubri regolabili, in piramidale, quindi aggiungendo anche piramidali per aumentare i carichi in maniera più importante. Comunque i carichi sono sempre soltanto un mezzo, non sono mai il fine ultimo. E per l'appunto, mantenendo per l'appunto un discorso di multifrequenza dal lunedì al venerdì, eventuale sabato per le gambe e le spalle, se per l'appunto riposo adeguato, puoi avere ottimi risultati, aumento dei carichi, parallelamente migliori come sempre la connessione mente-muscolo col mio test, ancora una volta per sentire un po' quali sono i migliori esercizi per ogni muscolo, il miglior numero di serie, di ripetizioni al di là di questi numeri un po' standard, e ti personalizzi la scheda in base a come senti che ogni muscolo risponda diversamente, senza necessariamente rispettare una scheda numerica che magari non si applica in maniera perfetta e precisa ad ogni gruppo muscolare. Se fai questo puoi avere ottimi risultati, riposo adeguato, notturno fra una sessione e l'altra, mai per l'appunto allenare un muscolo che faccia ancora mai dalla sessione precedente, progredisci al meglio e sicuramente nel lungo periodo, ancora una volta ripeto la chiave di volta, la connessione mente-muscolo barra consapevolezza muscolare, quindi con il test puoi migliorarla e trovare quello che funziona meglio per ogni gruppo muscolare, mantenerlo, perfezionarlo e avere ottimi risultati. Quindi questo è un esempio molto semplice, se non riesci anche la monofrequenza può andare bene, basta che quello che vai a fare sia sempre ottimale in termini di connessione mente-muscolo, di sensazioni, proprio per far sì che lo stimolo che il muscolo riceve sia ottimale al di là dei numeri, delle serie e così via. Ti rimando gli altri miei video, Paradigma Auto con Spaulezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!